La prima parte era curata da Gianluca Marletta ed era proprio su basi storiche, cioè effettivamente fino a dove si poteva arrivare indietro nella storia a livello documentato, e cioè alla riforma protestante, e con l'idea di creare un novus ordo, cioè un nuovo ordine che andasse ad abbattere il vecchio sordo, il vecchio ordine che era rappresentato in particolare da Roma e dalla Chiesa Cattolica, su cui però poi si sarebbero innestate tutte delle aspirazioni prima inglesi e poi angloamericane, ovviamente poi nei secoli successivi. La seconda parte del libro, che era curata da me, era in forma di inchiesta, diciamo, giornalistica, dove si andava a documentare che cosa poi effettivamente nei secoli, soprattutto poi negli ultimi decenni, si era concretizzato di questo progetto di mondialismo, cioè di costituire un nuovo ordine mondiale. Nella fabbrica della manipolazione cosa facciamo? Andiamo a ancora prima ad analizzare come il potere deve agire per costituire ovviamente un nuovo ordine mondiale, perché al di là poi della forma che potrebbe avere ovviamente idealmente da coloro che lo vogliono istituire, nel momento in cui vi è un'idea di creare una sorta di governo globale o comunque almeno di stampo anglo-americano, tagliando ovviamente la fetta interrogativa, cioè il nemico per eccellenza sulla schiera geopolitica che è la Russia, e poi gli altri stati, India, Cina, Iran, paesi dell'America Latina, Cuba, eccetera, eccetera. In ogni caso, nel momento in cui gli architetti del mondialismo decidono di istituire un governo globale, dovranno anche avere i cittadini perfetti, cioè coloro che abiteranno anche questo governo globale, perché, come ricordava Aldous Huxley, lo scrittore saggista Aldous Huxley, il primo obiettivo dei governanti è far sì che i cittadini diano fastidio il meno possibile, nel senso che in ogni caso, qualunque sia la forma di governo, è assolutamente necessario poter controllare i cittadini, ed è anche ovvio che nel momento in cui un governo è sempre più grande, quindi è globale, diventa anche più stringente la necessità di dover controllare quelle che poi diventano vere e proprie masse. E come si deve fare? Lo stesso Aldous Huxley, ancora nel 1958, cioè in un saggio critico Ritorno al mondo nuovo, spiegava che nel passato tutti i vari governanti, anche veri e propri dittatori, in qualche modo prima o poi erano caduti, quindi le dittature erano fallite, perché non avevano offerto abbastanza pane, miracoli e circensi, e perché non erano riusciti, non avevano capito e non erano riusciti a sviluppare una forma di manipolazione delle coscienze, una manipolazione collettiva. In questa dichiarazione ci sono due elementi importantissimi. Il primo, che appunto già nel 58 Huxley verificava il fatto che è necessario, assolutamente necessario, per qualunque forma di governo, ma soprattutto poi per una dittatura, manipolare le coscienze, cioè manipolare l'immaginario delle persone, dei cittadini, fin dalla nascita, fin dall'infanzia, quindi poi attraverso l'educazione, la scuola, la storia, eccetera, eccetera, per poter avere i cittadini perfetti che non disturberanno e che anzi daranno volontariamente il loro consenso a quello che i governanti decideranno per loro. La seconda cosa molto importante è che metteva in evidenza che i governanti erano, i vari dittatori del passato erano caduti perché non avevano offerto almeno uno del, cioè perché non avevano offerto magari pane e i circensi, ma non i miracoli, o comunque uno di questi tre elementi era venuto a mancare. Nel senso che i dittatori, secondo Huxley, devono innanzitutto soddisfare tutti i bisogni e i beni primari, a partire dal pane, perché prima o poi, se manca il pane, la gente è talmente disperata e frustrata che ovviamente si alleerà perché non ha nulla da perdere e quindi farà una rivoluzione.
Ma al tempo stesso ci vogliono anche i circensi, i divertimenti in qualche modo, che possono essere, no, il combattimento dei gladiatori con le tigri o la televisione con lo spettacolo che sradica, spersonalizza sempre di più le persone, da un lato quindi seda le coscienze, però dall'altro intrattiene, quindi le persone sono in qualche modo anche contente e soddisfatte. E dall'altro però ci vogliono anche i miracoli, nel senso che sarà impossibile sradicare dall'animo delle persone, dell'uomo, qualunque tipo di anelito verso il trascendente, verso la divinità. E quindi in qualche modo bisognerà sempre cercare di convogliare anche questo aspetto. Io ho citato Huxley perché nel libro, nella fabbrica della manipolazione, abbiamo deciso a livello formale come escamotage di ripercorrere tutti i punti di due romanzi fondamentali, cioè delle due distopie perfette del Novecento, che sono 1984 di Orwell, che è quella che tra l'altro è più conosciuta in assoluto, che viene sempre, no, citata quando si parla di governo globale, di mondo distopico, ma soprattutto Mondo Nuovo di Aldous Huxley, che è precedente di ben 16 anni, 1984, e che, se vogliamo, se la leggiamo ancora oggi, è ancora più forte e più sconvolgente. Quindi siamo andati a prendere tutte le tematiche che questi due autori trattano nei due romanzi e siamo andati poi a vedere che cosa effettivamente a distanza di 70, 50 o 60 anni si sono poi concretizzate in che modo. Perché? Perché comunque né Orwell né Huxley erano due persone normali e non erano neanche soltanto dei romanzieri. Innanzitutto Aldous Huxley era il fratello era il rampollo di una dinastia particolare, il nonno era stato battezzato il mastino del darwinismo perché era colui che era riuscito a far sì che il darwinismo vincesse come teoria principale, e il fratello di Aldous, Julian Huxley, è quello che poi sarebbe diventato il cofondatore dell'UNESCO e primo direttore dell'UNESCO, quindi personaggi importanti che quando Huxley scrive dei romanzi, in realtà sta inserendo una visione del mondo, ma non soltanto sua personale, ma anche della famiglia. Tra l'altro Julian Huxley è anche colui che conia il termine transumanesimo, che insomma è molto importante, soprattutto è legata proprio al discorso del mondialismo. I fratelli Huxley erano stati i discepoli di H.G. Wells, che era stato, oltre che il famoso romanziere, era stato anche colui che aveva scritto per primo una distopia, anche qua molto forte. A sua volta Aldous Huxley sarebbe stato il professore all'Eton College di George Orwell, quindi c'è in qualche modo come se si fossero, no, passati le consegne. Nell'ottobre del 1949 Aldous Huxley scrive una lettera a George Orwell, che appunto conosceva perché era stato un suo allievo all'Eton College. Pochi mesi prima Orwell gli aveva spedito una copia del suo romanzo 1984. Ho voluto inserire il testo della lettera nel libro perché, a mio dire, è fondamentale per capire che effettivamente poi ha anche avuto ragione Federico a parlare di poteri forti, in che modo i poteri forti e la manipolazione poi effettivamente si alleano e vanno a braccetto. In questa lettera Huxley ringrazia Orwell di avergli spedito una copia del libro, gli dice che è un bellissimo romanzo, gli è piaciuto molto, però poi gli scrive delle cose particolari, cioè gli scrive la sua osservazione, ossia osserva, commenta, spiega ad Orwell che sì, è bellissima la tua visione, questa visione distopica, cupa, pazzesca, però in ogni caso io ti assicuro che non andrà a finire così, nel senso che nel corso di 5-6 massimo generazioni, perché c'è stato un ritardo,
Verrà istituito un governo globale, un governo totalitario, ma non avrà la forma cupa e sadica che hai descritto tu. Vincerà invece il modello di dittatura dolce che ho descritto io in Mondo Nuovo. Scrive Huxley a Orwell: la filosofia della classe al potere, 1984, è una forma di sadismo portato alle estreme conseguenze e verso la sua soluzione logica, andare oltre il sesso e negarlo. Credo che le oligarchie troveranno forme più efficienti di governare e soddisfare la loro sete di potere e saranno simili a quelle descritte in Mondo Nuovo. Entro la prossima generazione, continua, chi detiene le redini del mondo scoprirà che il condizionamento infantile e l'ipnosi, indotta dalle droghe, sono strumenti di dominio ben più efficaci di armi e prigionieri, e che la sete di potere può essere soddisfatta nella sua pienezza inducendo le persone ad amare il loro stato di schiavitù, piuttosto che ridurla all'obbedienza a suoni frustate calci. Insomma, l'incubo descritto da te in 1984 è destinato a evolversi in quello descritto da me in Mondo Nuovo, se non altro come esito di una necessità di maggiore efficienza. E poi appunto continua parlando proprio di The Ultimate Revolution, cioè la rivoluzione ultima che si sarebbe compiuta secondo Huxley nel giro di 5-6 generazioni, e lo dice perché lo sa, perché ha, diciamo, dei dati, no? E che avrebbe appunto avrebbe portato alla costituzione di un modello di un totalitarismo. Questo totalitarismo, secondo Huxley, sarebbe stato una forma di dittatura dolce. In che senso? Nel senso che i governanti avrebbero manipolato talmente tanto le coscienze degli individui, quindi dei cittadini, li avrebbero talmente tanto spersonalizzati, livellati, svuotati e poi riscritti, rieducati tramite metodi farmacologici e tramite tecniche basate sull'ipnosi, da renderli felici della dittatura che il potere avrebbe deciso per loro. Quindi dittatura dolce perché il potere sarebbe riuscito a ottenere il consenso senza dover ricorrere ai metodi cupi e sadici che invece sono descritti da Orwell in 1984. Infatti, nel romanzo di Huxley, che è stato stampato, dato alle stampe nel 1932, ed è anche per questo che è ancora più forte di 1984 di Orwell, si immagina che dopo una guerra devastante si sia creato un governo appunto globale, in cui però le persone non nascono più per parto naturale, ma i nuovi bambini, le nuove generazioni nascono in vitro, e siamo nel 1932, in delle specie di industrie, fabbriche, dove vengono appunto allevati in delle specie di uteri artificiali. E poi, tra l'altro, e qua non c'era neanche ancora stato tutto il discorso delle ricerche dell'eugenetica nazista, i feti vengono, attraverso delle tecniche particolari, fatti crescere e poi nascere in modo da avere poi delle caste nella popolazione, per cui alla nascita i bambini verranno poi automaticamente selezionati per diventare operai, diventare governanti, esattamente in un modo abbastanza simile a quanto descriveva Platone nella Repubblica, solo che per Platone ovviamente era una forma di predestinazione, non alla nascita. Invece qua c'è proprio una forma di manipolazione addirittura prima della nascita, cioè i bambini vengono proprio creati in questi uteri artificiali. Una volta poi nati, vengono educati attraverso quella che Huxley chiama ipnagogia, cioè delle tecniche basate sull'ipnosi, e quindi vengono totalmente manipolati fin da piccoli. Non esiste più il concetto di famiglia, diventa un abominio il discorso di vivere in coppia, di essere monogami e soprattutto poi di partorire e di avere figli,
Il punto fondamentale di discordanza nel 1984 è che se nel 1984 il sesso era vietato e quindi c'era questa difficoltà, no, nell'avere dei rapporti sessuali se non specifici che doveva decidere il partito, invece nel mondo nuovo di Huxley vi è una totale ipersessualizzazione che parte dall'infanzia, perché addirittura i bambini fin dalla più tenera età, fin dai 7, 8, 9 anni, vengono indotti a essere ipersessualizzati, a iniziare a giocare con il sesso e quindi a praticare il sesso. Questo perché? Perché ciò provoca una saturazione dei bisogni primari e poi dall'altro fa sì che non ci siano delle frustrazioni né erotiche né di qualsiasi altro genere, perché i cittadini del mondo di Huxley possono abusare di qualunque cosa, non hanno bisogno di nulla. E qualora ci fossero dei problemi emotivi che devono essere assolutamente bannati, no? Dal mondo immaginato da Huxley, nel momento in cui una persona sentisse una forma di eccitazione, ma in positivo oppure in negativo, cioè una depressione, si ricorre al soma, che è una droga di stato, una forma di psicofarmaco molto forte che viene preso, che permette di vivere un trip per 1, 2, 3 giorni e poi al risveglio la persona sa di nuovo benissimo e può tornare a condurre la vita che faceva prima. Nel 1958 Huxley cosa fa? Scrive un saggio di critica dove va ad analizzare il suo romanzo Mondo Nuovo e va a verificare tutto quello che in quegli anni, cioè dal 32 al 58, si è già in qualche modo verificato, ha iniziato a verificarsi, e poi prevede, fa diciamo delle previsioni per il futuro. Ad esempio, parlando del soma, di questa droga, spiega che sì, lui parlava di questa droga di stato, ma che sicuramente nel corso poi degli anni verranno utilizzate poi dal potere dei metodi farmacologici per sedare le coscienze, per far sì che siano le stesse persone a voler ricorrere a questo tipo di farmaci, di droghe, per sedare la propria coscienza, per stare tranquilli. E quindi anche in questo modo sarà il potere ad avere subito, a ottenere facilmente il consenso dalle masse, perché semplicemente si sarà manipolato l'immaginario delle persone e lo si sarà piegato in modo che non ci sarà più bisogno di utilizzare la forza. Poi tra l'altro questo saggio critico viene scritto da Huxley nel 1958, prima che sia avvenuta la rivoluzione sessuale, prima che sia avvenuta la rivoluzione psichedelica, e lui già parla dell'ipersessualizzazione e sembra veramente anticipare dei temi che poi scoppieranno soltanto 10-12 anni dopo. E questo è anche un tema che trattiamo nel libro, perché nel libro, come già anticipavamo in Governo Globale, parliamo del discorso delle cosiddette rivoluzioni pilotate, sia le rivoluzioni culturali o antropologiche, sia le rivoluzioni vere e proprie. In Governo Globale si parlava delle rivoluzioni vere e proprie, infatti nella mia parte parlavo anche della primavera araba, poi ovviamente di tutte le guerre in Medio Oriente, da Gheddafi al discorso anche ovviamente dell'Iraq, Ben Ali, Mubarak, Assad, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché noi abbiamo l'idea romantica che le rivoluzioni siano sempre spontanee, nascano dal basso, si sviluppino e continuino il loro corso. In realtà a livello storico è provato che le rivoluzioni vere e proprie non sono praticamente mai spontanee. Spontanei sono i moti, le sommosse, che però la maggior parte delle volte finiscono presto, proprio perché per far sì che una rivoluzione possa andare avanti, sfociare e continuare, bisogna avere ovviamente soldi, ci deve essere una vera e propria macchina dietro di,
dietro di essa, e soprattutto perché la madre di tutte le rivoluzioni, la rivoluzione francese ad esempio, non sarebbe mai potuta scoppiare senza tutto il lavorio che c'è stato dietro, ad esempio della massoneria, soprattutto dell'influenza della massoneria inglese, così come la rivoluzione bolscevica nel 1917 era stata finanziata da almeno 10 anni prima dalle tre colossi bancari inglesi. Perché si reputava, perché l'Inghilterra voleva destituire lo zar, e si pensava, un po' come adesso hanno fatto gli americani in Medio Oriente, che fosse meglio finanziare degli estremisti, in questo caso i bolscevichi, per poter appunto far crollare lo zar, senza poi però prevedere un certo tipo di reazione, esattamente come sta succedendo adesso in Medio Oriente. Si finanziano, no, i ribelli, e poi però non si può ovviamente prevedere, no, che cosa succederà dopo che la macchina è stata avviata. Questo è storia, nel senso che al di là del fatto che i finanziamenti a fondo perduto delle banche londinesi, di cui già parlavamo in governo globale, sono tracciati, e poi ad esempio ne parlava lo stesso Trotsky nelle sue memorie quando ormai era in esilio, raccontava proprio questo. Questo succede nelle rivoluzioni vere e proprie, stessa cosa anche con la primavera araba è stata finanziata, se non all'inizio direttamente da Washington, è stata finanziata da grandi fondazioni che però in qualche modo poi sono riconducibili a Washington, e da miliardari filantropi come il solito George Soros, che trovi sempre ovunque, che tra l'altro è stato, no, la longa mano anche del 1992, del crollo della lira, e ha finanziato appunto la primavera araba, sta finanziando la rivoluzione in Ucraina, no? Ha più di 92 anni suonati, e però è il sempreverde finanziatore di tutto, e tra l'altro è anche uno dei personaggi che stanno dietro le Pussy Riot, eccetera, le Femen e altri personaggi del genere. Allo stesso modo, anche le rivoluzioni culturali, quando diventano anche delle ideologie di potere, come in ultimo l'ideologia di genere, hanno alle spalle dei finanziatori. Non a caso la stessa cosa è successa sia per la rivoluzione sessuale, e in particolare poi adesso per l'ideologia di genere, che ovviamente ha anche canalizzato delle legittime contestazioni che provava la gente, che provavano i cittadini, soprattutto in un'epoca esageratamente puritana come poteva essere quella degli anni 50-60. Però anche quando nascono in modo spontaneo, le rivoluzioni, diciamo, antropologico-culturali vengono poi canalizzate dal potere in modo che poi possano andare, no, nella direzione che si vuole, che si decide. Così ad esempio la rivoluzione psichedelica, prima ancora di quella sessuale, è provato che è stata finanziata massicciamente, quindi eterodiretta, dai servizi segreti in primis americani, che volevano testare delle sostanze, in particolare dell'LSD, sulle masse, per diversi motivi, in qualche modo perché così rendevano diciamo inoffensivi i ragazzi che in quel periodo in realtà avrebbero potuto coalizzarsi in vere e proprie poi sommosse. Si pensi soltanto al discorso che c'era in quegli anni delle Pantere Nere, di tutto l'appoggio anche intellettuale che c'era. E poi sono stati gli stessi diciamo guru della rivoluzione psichedelica a raccontare, a dichiarare poi successivamente, quando poi, però poi questo avviene sempre quando la rivoluzione è terminata, a raccontare che erano stati finanziati eterodiretti, che avevano lavorato in realtà per i servizi. Ad esempio il guru per eccellenza dell'LSD, Timothy Leary, nel 1978 rilascia un'intervista a Walter Bovart, che è un giornalista che tra l'altro era stato un suo allievo all'università, alla facoltà di psicologia, e gli racconta che in realtà per tutto quel tempo ha semplicemente lavorato, ha fatto il gioco, no? Era al soldo della CIA e ha lavorato per i servizi,
E Bowart parlerà di questi tecnocratici, no? Che attraverso l'evoluzione psichedelica hanno compiuto un certo tipo di esperimenti nelle masse. La stessa dichiarazione che ovviamente sconvolse no? Tutti i seguaci di Leary venne poi confermata l'anno dopo sempre da Leary, che ormai si era dato al cyberpunk, che ormai era malato, ma questo tipo di dichiarazioni noi lo ritroviamo in tantissimi personaggi dell'epoca, lo ritroviamo in Alexander Sasha Shulgin, il padre dell'ecstasy, lo ritroviamo anche in documenti ancora declassificati, ad esempio riguardanti Therese McKenna, che invece era il guru della DMT, della dimetiltrittamina, e anche lui in questo caso sembrerebbe aver collaborato per i servizi segreti. Dall'altro c'è tutto il discorso, ad esempio, riguardante la rivoluzione sessuale, che in qualche modo è stata accompagnata, spinta dai cosiddetti rapporti Kinsey. I rapporti Kinsey, che erano due, poi sono diventati tre, erano degli studi, delle ricerche che erano stati condotti da un medico, Alfred Kinsey, e che avrebbero completamente ridisegnato la sessualità americana, sdoganando tra l'altro l'omosessualità come se fosse un fenomeno addirittura eccessivo, e in qualche modo arrivando anche a sdoganare la pedofilia, perché in questi rapporti Kinsey si parlava anche del fatto che i rapporti tra minori e adulti, soprattutto bambini in età prepuberale, non comportavano disagi, problematiche né fisiche né psichiche sui bambini. Addirittura c'era una tabella sulle tempistiche in cui dei bambini impiegavano a raggiungere l'orgasmo, per cui gli studiosi allora si domandarono: ma come avete fatto a ottenere questi dati? Al che si intuì che l'equipe di Kinsey aveva abusato dei bambini, anche perché Kinsey come lavorava? Kinsey riprendeva, filmava, tra l'altro con l'aiuto del cineasta luciferino Kenneth Anger, discepolo di Aleister Crowley e vicino alla chiesa di Satana, riprendeva persone che si masturbavano, che copulavano, eccetera, eccetera. A quanto pare questa cosa l'aveva fatta anche con i bambini. Poi questo rinomato professore Alfred Kinsey, oltre che essere, vabbè, bisessuale, masochista, muore dopo praticamente essersi attaccato, impiccato per i testicoli durante una sua, sì, insomma, pratica particolare sadomasochistica. Tra l'altro lo stesso Kinsey era ossessionato da Aleister Crowley, il più grande occultista, no, del Novecento, ed era venuto anche in Italia, a Cefalù, dove Crowley aveva fondato l'abbazia di Telema, perché ossessionato dalla figura del mago voleva a tutti i costi cercare di ottenere i diari sessuali di Crowley. Crowley era il codificatore della magia sessuale e Kinsey si era convinto che nei diari di Crowley parlasse anche della magia sessuale, dell'abuso sui bambini, quindi era convinto che parlasse anche di pedofilia. Questo perché? Perché Kinsey, così come il padre dell'ideologia di genere, che adesso va tanto l'ideologia gender, John Money, avevano un sogno. Anche loro in qualche modo sognavano un'utopia, ovvero sognavano di poter esportare anche qua una specie di governo globale, in realtà una democrazia sessuale, in cui tutti i tipi, no, di sessualità sarebbero stati leciti, legittimati, ma in particolare, cioè, ma anche la pedofilia. E non a caso John Money, che è il padre, colui che coniò il termine ideologia di genere, il padre dell'ideologia di genere, che adesso va di nuovo tanto di moda, che negli anni 70, fine anni 60, inizio anni 70, nasce ovviamente in modo assolutamente minoritario, è stato ripreso negli ultimi anni anche di nuovo, sia negli Stati Uniti, poi ovviamente in Europa e anche in Italia, e sta andando per la maggiora. Che cosa dice l'ideologia di genere? L'ideologia di genere sostiene che non esista il dimorfismo sessuale, ovvero non esista
per natura la differenza tra maschio e femmina. Che la differenza tra maschio e femmina sia soltanto una questione culturale, di educazione, e che quindi il sesso, la sessualità sia una cosa assolutamente fluida, che durante la propria esistenza si possa cambiare identità di genere, essere eterosessuale, bisessuale, omosessuale, trans, eccetera, eccetera, e andare con partner dello stesso sesso, di altro sesso, eccetera, eccetera. Proprio perché tutto diventa fluido, ma soprattutto l'ideologia di genere prevede all'interno, no, di questa fluidità anche la pedofilia come semplicemente un passaggio, no, dovuto, perché legittima i rapporti tra uomini e bambini, sostenendo che i bambini addirittura i neonati, quindi proprio appena nati, non siano delle creature incontaminate, ma che abbiano delle pulsioni sessuali. Addirittura Monet parlava del fatto che i bambini provassero delle pulsioni sessuali nelle carezze, nelle coccole dei genitori, degli adulti, e che un rapporto tra se consenziente, però bisogna vedere un rapporto consenziente tra un bambino e un adulto, non genera delle problematiche, degli strascichi psichici e mentali sul minore. Tra l'altro John Money, appunto padre dell'ideologia di genere, aveva fondato una clinica dell'identità di genere in cui inizialmente venivano semplicemente operati i transessuali in modo che potessero cambiare sesso, ma Money iniziò questo lo spiegavamo già anche in Unisex, ma lo spiegavamo anche nella fabbrica della manipolazione, inizia a effettuare degli esperimenti, cioè fa cambiare sesso a quei bambini o neonati che vengono portati dai genitori con delle malformazioni al pene e li fa diventare bambine. Questo perché? Perché tagliando l'organo sessuale maschile dei bambini e facendo poi educare i bambini da bambine, Money cerca di dimostrare che in realtà la sessualità sia semplicemente una questione culturale, quindi non sia dato dalla natura, e che quindi gli può essere portato un bambino nato maschio, cioè con i testicoli, il pene, eccetera, eccetera, può essere operato, e se educato da femmina, quello semplicemente svilupperà l'identità di genere femminile. Solo che avvenne poi il grande successo, che poi si rivelò il grande fallimento, tra l'altro molto tragico, della carriera di Money, che fu il caso dei gemelli Reimer. Vennero portati due gemelli a John Money, in seguito a un'operazione. Uno dei due gemellini di pochi mesi aveva subito, praticamente gli era stato bruciato il pene, e quindi Money convinse i genitori a amputare l'organo sessuale e a fare diventare Bruce Brenda. I genitori, quindi, poi ovviamente anche con ormoni, oltre che con l'educazione, allevarono, dato che poi tra l'altro la cosa che interessava molto John Money era il fatto che i due bambini erano due gemelli maschi, e quindi voleva proprio dimostrare che due gemelli maschi, uno sarebbe nato, continuato a essere maschio, e l'altro invece sarebbe potuto diventare tramite l'educazione femmina, e sarebbe stato il coronamento, no, dei suoi studi, delle sue teorie. Solo che la bambina, quindi Brenda, quella che diventa Brenda, perché poi l'equipe ovviamente costruisce anche una vagina, quindi poi iniziano a essere dati degli ormoni, cresce come una bambina, ovviamente all'insaputa di quali erano state le sue origini del trauma subito. Solo che fin dalla scuola, nonostante venga educata come una bambina, inizia ad avere moltissimi problemi, inizia poi a subire problemi di bullismo, perché non riesce a riconoscersi, nonostante tutto, nonostante sia da sempre stata educata come una bambina, non riesce a identificarsi con la sua identità femminile.
E arriva a un certo punto in cui, andando poi anche dallo psicologo e avendo sempre più problemi, i genitori all'età di 14 anni decidono di rivelare la sua vera storia. Ovviamente la bambina ha un trauma pazzesco, però da quel momento poi all'età di 16 anni decide di riappropriarsi della sua identità maschile e quindi di incorrere in tutta una serie di operazioni anche qua traumatiche per diventare un uomo. Dopo tutta una serie di operazioni cambia anche nome e diventa David Raymer. Si sposa, adotta i bambini ovviamente della moglie, dato che non ne può avere, però nonostante ciò continua a vivere un trauma pazzesco perché non riesce a pacificarsi con tutto questo trauma e arriverà, dopo che addirittura anche il fratello si suicida, arriverà a suicidarsi anche lui. Questo dopo che John Money aveva nel 1972 pubblicato uno studio in cui parlava dei gemelli Raymer, insomma faceva ovviamente il cognome, utilizzava degli pseudonimi, parlava però di questo caso e lo sdoganava, lo definiva come ovviamente il suo successo, soprattutto come la dimostrazione che l'ideologia di genere era una teoria assolutamente vera e che non esisteva una differenza sessuale per natura, ma era semplicemente una questione culturale. Uno psichiatra invece poi avrebbe scoperto la storia poi del vero Bruce Brenda David Raymer, che avrebbe rilasciato prima di suicidarsi un'intervista, e questo psichiatra poi avrebbe rivelato con tutti gli studi e le ricerche invece assolutamente la debacle del caso. Però nonostante questo, nonostante quindi poi negli anni, alla fine degli anni 70 la teoria dell'ideologia di genere fosse crollata proprio anche in base a questo scandalo, adesso di nuovo è ritornata in voga ed è ritornata in voga con tutta una serie anche qua di finanziamenti di un certo tipo, no? Dati anche dai governi bipartisan, sia democratici sia repubblicani, con l'introduzione anche dello studio dell'ideologia di genere fin dall'asilo e poi nella scuola, con la riscrittura addirittura dei termini, un po' come succedeva in 1984, dove c'era la cosiddetta neolingua, dove quindi la lingua veniva perennemente riscritta in modo che poi la mente non riuscisse più a ragionare, ma fossero le stesse parole a parlare per la persona. Perché ovviamente con una parola perde il proprio significato e viene poi utilizzata senza conoscere il significato, ovviamente quella parola, quel termine è assolutamente vuoto. Questo viene però di nuovo tornata di moda a partire dal discorso che si stanno cambiando tutti i termini, a partire dall' esempio le storie dei certificati per cui non si devono più utilizzare madre e padre ma genitore 1, genitore 2, sempre per una questione di rispetto, no, per le minoranze, eccetera, e quindi c'è poi tutto il meccanismo oliato che è andato avanti, di cui si parlava in sex. Poi ovviamente tutto il discorso della manipolazione, cioè di come si deve manipolare l'immaginario collettivo, ha ovviamente la sua punta, la punta dell'iceberg nei media, e dall'altro però anche nello spettacolo inteso nella TV, anche come film, come serie TV, in tutte quelle che ad esempio è Hollywood, no? Che è proprio nata come la fabbrica dei sogni, quindi anche con film, serie TV, no? In qualche modo pilotate ad hoc, che devono fare in qualche modo propaganda. Non a caso Julian Huxley, il fratello di Aldous, nella stesura del documento programmatico di fondazione dell'UNESCO scriveva che da quel momento si sarebbero dovute utilizzare le tecniche di propaganda belliche, cioè quindi le tecniche di propaganda che si utilizzavano in guerra, sempre normalmente, proprio per condizionare e manipolare l'opinione pubblica e mantenerla sempre in qualche modo soggiogata. Questo ovviamente avviene attraverso i media, quindi la manipolazione dell'informazione, poi il fatto che l'informazione diventa sempre più virtuale,
anche attraverso l'utilizzo di internet, lo spettacolo, anche ad esempio il fatto che vengano utilizzate le tecniche ormai di PNL, comunque le tecniche pubblicitarie, per tutto, dalla politica, no? Pensiamo anche ad esempio a un personaggio come Renzi, utilizza perfettamente tutte le tecniche di PNL, esattamente come le utilizzava Obama, a parte che ad esempio Obama, quando fa i grandi discorsi, i grandi comizi, ha almeno sempre 3-4 teleprompter, cioè ha almeno 3 gobbi, di quelli che però per una questione di luci rimangono invisibili, quindi tu non li vedi, però parla sempre in mezzo, a sinistra, a destra, perché in realtà sta leggendo. Ci sono ad esempio dei filmati interessanti, ma proprio delle televisioni, in cui durante dei comizi il teleprompter si blocca o proprio non funziona e lui inizia a balbettare perché in realtà non ha più pallida idea di cosa sta dicendo, ma perché si impalla, ma perché? Perché uno come Reagan, che era un attore, aveva una memoria di ferro, ma perché era il suo lavoro, e quindi si doveva imparare, si imparava tutti dei discorsi, andava lì, andava a braccio. Una persona come Obama, che non è che è deficiente, il fatto è che ha talmente tante cose da fare che non è che si può imparare a memoria magari tutto un discorso lunghissimo che gli ha scritto, che ovviamente non si scrive lui, che gli hanno scritto gli altri, quindi se lo leggerà, poi arriva lì, glielo mandano, sa che tanto deve leggere e quindi interpreta. Nel momento in cui però per problemi tecnici il gobbo si rompe, lui rimane lì come una cozza, e ci sono infatti dei filmati interessanti. Però ad esempio la questione di Obama è bravissimo in PNL, ad esempio è bravissimo anche nel come utilizzare il tono della voce, è bravissimo perché utilizza tutti dei sistemi particolari di anchor, utilizza tutti degli atteggiamenti particolari, delle posture particolari, delle movenze particolari, ad esempio inclina sempre come faceva Lady Diana, ma Lady Diana probabilmente essendo una donna lo faceva in modo spontaneo, inclina sempre il collo perché mostrare lo giugulare lo fanno gli animali quando uno deve dimostrare all'altro che soccombe perché è più debole, no? Mentre invece tra gli umani, se sei donna e mostri il collo, la giugulare, come faceva Lady Diana, viene sentito implicitamente dall'uomo come un segno di debolezza, e quindi fa scattare nell'uomo un senso protettivo. Se lo fa un altro uomo, lo si trova in modo disarmante, quindi inconsciamente si pensa che quella persona sia una persona pulita, schietta, eccetera. Comunque ci sono tutte delle tecniche particolari che Obama utilizza e che già avevano studiato dei neuroscienziati in uno studio che era stato pubblicato anonimo online molti anni fa, e che insomma chiarisce tutte le tecniche che utilizza Obama. Renzi non è da meno, nel senso che ad esempio noi abbiamo avuto, che ovviamente siamo molto indietro in Italia rispetto agli Stati Uniti, l'Inghilterra o altri stati a livello di PNL, nella prima conferenza stampa del primo Consiglio dei Ministri arrivò con le slide che non si erano mai viste in Italia, no? Poi con slide particolari, ad esempio la boccia con il pesce rosso, cioè con delle immagini particolari che a livello di PNL sono anche vecchie, però in Italia, che non siamo assolutamente abituati, sono fantastiche, meravigliose. E poi un'altra capacità che a Renzi, che però riporta tutto, no, alla forma dello spettacolo e alla virtualità, è il fatto di sparare a raffica promesse una dietro l'altra, e il fatto di dirne una dietro l'altra a poco tempo di distanza fa in modo che la memoria delle persone, che tra l'altro in modo orwelliano è sempre più breve, si dimentichi delle prime, di quelle che ha fatto, e quindi dimenticandosele non possa andare a verificarle, anche perché la persona normale c'è altro da fare, il giornalista proprio non lo fa per altri motivi, e quindi automaticamente c'è tutta questa concatenazione che diventa come i derivati finanziari, nel senso che diventano sempre più virtuali, c'è tutta questa concatenazione di promesse per cui va a finire che tu ti ricordi l'ultima, quella che ha fatto ieri, quella che ha fatto 2 giorni fa, ma quella che ha fatto 6 mesi fa assolutamente non te le puoi ricordare. E poi, e quindi non andandola a verificare, non puoi andare a verificare se ti sta prendendo per i fondelli oppure no. Poi, in ogni caso, in questa modalità basta che poi lui concretamente ne attui una
che potrà glorificarsi, no, di quella cosa che ha fatto ed è a posto, esattamente come ha fatto con quando aveva scritto i 100 punti per l'Italia, ricalcavano i 100 punti per Firenze che aveva fatto scrivere quando era durante la campagna elettorale per Palazzo Vecchio a Firenze. Di questi 100 punti, a parte che molti erano banalissimi, del tipo il mercoledì il sindaco incontrerà i cittadini, vabbè, e invece altri erano ovviamente più sostanziosi. Di questi 100 punti ne ha realizzati una decina scarsa, ma proprio decina scarsa, ma di cui questa decina che ha realizzato li ha iniziate, tipo la tramvia ha iniziato a farla, poi ha mollato lì e se n'è andato. Ma non importa, perché il fatto di aver iniziato a fare, cioè io costruirò l'autostrada, nel momento in cui metti la prima pietra, hai posato la prima pietra, per lui è fatta e c'è la dimostrazione che l'hai fatta, perché poi nessuno va a verificare se quella strada, se quell'ospedale, se quella cosa è finita. Perché ovviamente ci sarà la conferenza stampa, verrà presentato, ci sarà l'inaugurazione, quindi tutti penseranno che è stato fatto e poi nessuno andrà a verificare se poi concretamente quella cosa è stata finita oppure no. Quindi queste però sono tutte tecniche che, anche basandosi sulla pubblicità, no? Tecniche pubblicitarie, fanno sì, no? Che si abbia sempre il consenso delle persone, anche perché poi dall'altro c'è l'altra, diciamo, modalità, che è quella dello shock indotto, no? Ne parlava anche Naomi Klein nel saggio Shock Economy, cioè del fatto che, questo gli americani lo sanno benissimo, che generando uno stato di terrore endemico, costante, quindi di tanti shock, le persone sono sempre portate ovviamente a ragionare, a pensare con la pancia, e quindi sarà semplice introdurre dei provvedimenti che normalmente, razionalmente, le persone non accetterebbero mai. Poi quando arrivano degli shock pesanti, come possono essere l'11 settembre, la popolazione sarà talmente terrorizzata che allora lì si potrà intervenire, ad esempio attuando dei provvedimenti come il Patriot Act, che era stato bocciato più volte proprio perché è fortemente limitativo della privacy, ma che in quella condizione speciale, specifica, fa sì che si possa ottenere il consenso della popolazione, anzi sarà la stessa popolazione a chiederlo per sentirsi sicura, quindi sarà facile avere il consenso, però poi quando ritornerà la situazione, diciamo, normale, non più di terrore, non più di shock, ormai quel provvedimento sarà attuato e non si tornerà più indietro, quindi si continueranno ad alzare l'asticella. Poi tra l'altro il discorso dello shock, o comunque del terrore, di questo clima di terrorismo costante, negli Stati Uniti sono proprio maestri, nel senso che per chi fosse stato negli Stati Uniti per un po' di tempo, per qualche mese almeno, avrà potuto notare che ad esempio i telegiornali ciclicamente si inventano, comunque tirano fuori un nuovo allarme. Ma anche allarmi coloriti, nel senso che negli anni 90 c'era anche l'allarme delle api assassine, per cui per settimane e per mesi sembrava che le api assassine dovessero ammazzare tutti, no? Che per noi, insomma, magari le api assassine adesso sarebbero un po' delle boiate, però nel momento in cui tutti i telegiornali vanno avanti a dirti ci sono le api assassine, i sciami di api assassine che ti possono ammazzare, ovviamente la gente sarà terrorizzata. Poi passano le api assassine, ci sarà la SARS, passa la SARS, ci sarà l'Ebola. Non a caso questo tipo di funzionalità, per cui i telegiornali, a raffica, poi tutta la televisione ti parlano, poi ci sono anche dei film hollywoodiani che anticipano sempre queste tematiche, no? Tipo Contagion, che aveva, no, anticipato il discorso dell'Ebola. Poi tutti i telegiornali, tutti i giorni, aprono sempre col discorso dell'Ebola, state per morire, morirete, eccetera eccetera. Poi a un certo punto l'Ebola sparisce, di punto in bianco sparisce, ma la gente non ha la possibilità di rendersene conto, comunque di pensare, ma com'è che prima dovevo morire, adesso muoio più per l'Ebola? Perché è spuntato un nuovo nemico, che è l'ISIS, che arriverà, ti conquisterà, ammazzerà tutti, vi decapiterà, eccetera eccetera, quindi il nemico che fa ancora più paura quasi dell'Ebola. E quindi è tutto un concatenarsi, per cui una persona non può mai accendere il telegiornale o aprire un giornale e stare tranquilla, perché tanto ci sarà sempre una minaccia costante. E con questo tipo di minacce costanti, ovviamente, a livello, insomma,
mediatico si possono ben controllare, no? e manipolare le persone. E poi ci sono anche, poi nel discorso citavo prima Shock Economy di Naomi Klein, queste tecniche poi ovviamente funzionano anche in economia, in cui si inducono, no? degli shock ciclici, costanti, delle crisi, per poter usufruire, no? di alcune conseguenze. Non a caso il nostro Mario Monti, no? in seguito alla crisi finanziaria e poi economica, no? si rallegrò del fatto che era una buona occasione, la crisi economica era una buona occasione per poter introdurre poi dei pacchetti, dei provvedimenti, poi per poter far sì che i vari stati cedessero la loro sovranità nazionale all'Unione Europea, eccetera.